quindi vi risparmio il pugliese, quindi non ho bisogno di traduzione. Di traduzione. Ah, grazie. Oh, rispetterò la fascia dove stavo io, rimango qua, ve lo prometto. Rimango qua così vedete le slide. Allora, diciamo che è esordito con quello che io volevo riportare, cioè la parola ricchezza. E volevo ringraziare però la simultaneità, oggi non c'è stata, perché al posto tuo c'era il grande Yann Lyon, che praticamente è colui che volevo ringraziare perché ci ha arricchito con questo strumento. Ha dimostrato che la vera ricchezza è una ricchezza che ha connotati collegati con l'umanità. La vera ricchezza è una ricchezza che ci deve rendere culturalmente più pronti, culturalmente più partecipi, più consapevoli. Questo fa S Drive. È una ricchezza che arricchisce anche la professionalità, e oggi non siamo solo medici. A me come medico mi ha arricchito tanto, e devo ringraziare S Drive e quell'incontro, anche perché è arrivato in un giorno particolare con Giorgio. È la ricchezza che poi diventa ricchezza sociale, per cui oggi qui in quest'aula vibra un'energia di amore, ma non di amore per noi stessi, quindi egoico, ma di amore per la comunità. La grande ricchezza umanitaria che ci porta a far sì, e io Esteban ho anche esperienze calcistiche, con Giorgio abbiamo fatto un anno nel 2019-20 con la mia Monopoli, Lega Pro, 90 bulbi, e ho arricchito culturalmente qualche atleta. C'era un ragazzo di Napoli che quando ho detto vieni a fare il test del bulbo, è entrato in stanza e mi ha mostrato i bulbi dagli occhi. Ha scoperto che c'è anche il bulbo del capello. In verità c'è stato anche qualcuno che ora gioca in Serie B, che allora era riserva, che quando è venuto io ho detto guarda che dal bulbo è venuta fuori una micosi e una gluten sensibility. Certo non gli ho parlato di epitopi come vi parlerò oggi dell'epitopo della candida, ma gli ho detto che visto che sei di Altamura e questa botta di fortuna, cerca di mangiare del grano più sano. Ha scoperto che i funghi che io avevo trovato non erano i funghi commestibili che lui non mangiava, perché la prima cosa gli disse, ma io non mangio funghi, ma altri tipi di funghi. Scusate, ma mi chiamo Allegrini e devo un po' essere in coerenza anche. Per cui chiaramente questa tematica, chiaramente prima Giorgio mi ha preso, ha detto cerca di essere più stretto, a uno largo come me dire essere più stretto, però ce la farò, dai, ce la farò, vedi già il fatto che non sto venendo in mezzo è buono, che... però questa scienza che ci permette di parlare oggi di questa post-virosi, che è una passione della mia vita di internista e di omotossicologo. È una passione perché? Perché fondamentalmente c'è stato un grande, dimenticato, anche se c'è la via dove c'è l'oncologico, l'ex oncologico di Bari, era in via Samuel Hahnemann, a Bari. Gli hanno dedicato le vie, però quando vado a certi congressi, mi raccomando non parlare di omeopatia, sembra che c'è una malattia. Scusate. Però Hahnemann ci aveva azzeccato con le post-virosi. Perché lui diceva che ogni terreno c'ha un microbo, cacchio, ogni terreno c'ha un microbo, perché lui aveva capito che la malattia era un binomio indissolubile fra energia e materia, e stiamo parlando del 1800, e in relazione ai miasmi, quindi agli odori che mettevano queste persone che andavano da lui con la recidiva, iniziò a classificare il genere umano, immaginate, dando spunto a omeopati del XIX secolo, fra cui il grande Léon Vanière, di cui vi parlerò domani nella mia relazione sulle biotipologie in chiave ossigenativa, era già Hahnemann uno che aveva capito che noi eravamo dotati di questa grande forza vitale, dell'apnei,
cioè di questi quattro subsistemi, cioè sistema psichico, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario, che se mantenevamo in equilibrio potevamo permettere al nostro terreno di esprimere tutta quella che è la sua performance. E non conta il terreno se sei sano o se sei malato, perché quello è semplicemente il modo con cui un organismo esprime la sua capacità energetica, la sua forza energetica. Per cui noi abbiamo il compito di conoscere questo, perché non è che tutte le post-virosi necessariamente dovete trovare 7000 sintomi, però nel momento in cui noi il test ci segnala, il test S-Drive, che c'è comunque qualcosa sui virus, abbiamo il compito di andare a studiare almeno quelli che cercano di stare dentro di noi e che in momenti particolari, come nel caso clinico che vi farò vedere, no, io questa parte qua non posso soffermarmi perché oggi siamo qui a parlare di S-Drive e quindi vi farò vedere un caso clinico. È chiaro che tutta questa parte io l'ho messa perché, scusate, vi devo simulare, vi devo simulare a iscrivervi all'alta scuola di formazione, dove noi affronteremo queste tematiche. Questa è l'immunità innata. E che vi colpisce di questa immunità innata? Vedete quando è la superficie dell'endotelio? Ahimè, questo sconosciuto. Oggi nei sistemi associati al tessuto linfoide stanno studiando il VALT, il Vascular Associated Lymphoid Tissue. No, c'è ancora acqua. E quindi vedete l'endotelio vasale quando... scusate, prego. Ma poi queste slide se volete ve le giro, non c'è problema. Però noi questa è una tematica che affrontiamo durante la scuola di alta formazione. Dicevo, accanto all'immunità innata, chiaramente quella acquisita, e beh, quella acquisita che ha delle sedi tipiche di produzione primaria, che sono il midollo e il timo, che sappiamo poi con la maturità tende a involvere, e sedi secondarie. Vedete quanti attentati oggi epigenetici ha la nostra immunità acquisita? Vedete? Tanti fattori prenatali. Forse domani con Simona Nava si parlerà dei primi 1000 giorni di vita, no? E quindi comunque dell'impatto embrionale, no? Dei danni che facciamo già nella vita embrionale. E beh, considerate che un'immunità si dice stabile almeno intorno ai 7 anni, quindi i primi 7 anni dobbiamo essere molto attenti. Vedete, inquinanti ambientali, metalli tossici, interferenti endocrini, pesticidi, vaccinazioni, farmaci, chiaramente fattori biologici quali virus, batteri, parassiti, funghi, fattori fisici, radiazioni, inquinamento elettromagnetico, come diceva prima Deborah, e fattori soprattutto psichici, principalmente materni, ma anche paterni. E in questa immunità il ruolo chiave della milza, ahimè, che è carneide costui, organo dimenticato dalla medicina, così come è dimenticata tutta la struttura linfoide, di cui oggi abbiamo qui in sala, dovrebbe esserci il mio maestro Stanislao Aloisi. È tutta la struttura linfoide associata a questo meraviglioso sistema, il GALT, dove le 1000 domande del rapporto fra ambiente e uomo vengono discusse vivacemente. E spesso i risultati non sono patologie organiche, ma sono disturbi sistemici. Motivo per cui tutte queste funzioni e tutta l'organizzazione di cui parleremo durante la scuola permette chiaramente, in uno stato di steady state, di equilibrio, di garantirci una certa salute.
Ma quando iniziamo a innescare meccanismi tali per cui si viene a creare un sovraccarico generato sempre da una disarmonia che si rileva a più livelli, a partire dal sistema neurovegetativo di cui stamattina la brillante amica Silvia Di Luzio ha esposto le grandi qualità del sistema neurovegetativo, perché la pancia, e il bulbo ce l'insegna, è una grande sede di regolazione neurovegetativa ed è la più grossa sede di produzione di neuroormoni. E questa è tutta la regolazione TH1, TH2, ma quello che è importante è capire che fondamentalmente oggi ci siamo riempiti di antigeni, ma di questi antigeni ci stiamo riempiendo soprattutto di rappresentazioni antigeniche modificate con espressione epitopica, cioè quando si esprime l'epitopo dell'antigene si ha un'alta capacità di tipo immunogenico. E quindi, perché non tutti gli antigeni sono potenti immunogeni? E questi epitopi, che possono essere lineari o conformazionali, no, hanno una caratteristica, e questo è uno studio fatto nel 98 da un grande medico olandese che io ho portato in un grande congresso in Romania nel 2006, la mia relazione si chiamava Il frumento, nemico sconosciuto, che dimostra come una banale contaminazione da lieviti, da candida, attraverso l'espressione di un epitopo lineare che si chiama HVP1, comporta un'attivazione palindroma persistente della flogosi fino a portare nei soggetti HLA predisposti allo sviluppo della celiachia. Motivo per cui, chiaramente, se non c'è predisposizione, l'espressione però di una contaminazione da candida può per esempio favorire quelle che ormai stanno diventando dominanti e che spesso vengono fuori dal bulbo, e sono le gluten sensibili. E questo è il mio amico Hahnemann, che ci descriveva bene che cos'è un periodo di latenza, perché se vi devo introdurre le post-virosi, dobbiamo capire che viviamo poco in pieno equilibrio, visto tutte le perturbazioni dei cinque elementi: acqua, aria, etere, fuoco e terra. Siamo invasi. Viviamo spesso in questo limbo, in questa fase di latenza, dove chiaramente la capacità adattativa e di resilienza, di cui parlava Deborah, è collegata fondamentalmente alla cosiddetta forza energetica, cioè la capacità che ha il corpo di rispondere a determinati stressori e riadattarsi. Per cui capite, avere in mano un test come S-Drive, che è un momento quantico, che in quel momento vi sta dicendo la resilienza di quel momento. Io ho trovato i peggiori valori negli atleti, perché gli atleti, siccome hanno una ignorazio, non un'ignoranza, non sanno mangiare, e a Monopoli arrivano atleti da squadre di Serie A, dai vivai del Napoli, della Roma, dell'Inter, non sanno mangiare, non hanno mai fatto una via, non hanno mai visto che cos'è un angolo di fase, non sanno che cos'è il rapporto fra acqua intracellulare ed extracellulare, non sanno che cos'è la differenza tra un acido grasso e il grasso. Capite che compito abbiamo? Abbiamo il compito di educare una grande popolazione che ha un ignorazio voluta, ma soprattutto ancora di più alimentata dalla ricchezza fruibile facilmente, che è quella del dio denaro. Per cui non è l'interesse della persona, per cui nell'atleta la performance interessa, e tu sei un eroe facendo quello che fai, interessa solo quando si devono infortunare di meno, ma la performance intesa come prevenzione e come, diciamo, aiuto per anche i danni futuri che possono avere, perché sono esseri umani come tutti noi, questo non interessa niente. E quando noi ci troviamo di fronte a una destabilizzazione di questo grande sistema, che è molto intelligente,
Purtroppo ci stiamo trovando sempre di più a questo davanti a questo fenomeno, quello dell'omologia di sequenza. L'omologia di sequenza, vedete, che cos'è fondamentalmente? Quello è un epitopo lineare, proteina virale. Se 5 di questi aminoacidi sono simili alla proteina umana, praticamente gli anticorpi che noi produciamo vanno a interferire anche con le strutture umane stabili, danneggiandole. Motivo per cui più sostanze e fattori epigenetici inseriamo nel nostro organismo, più confusione determiniamo, più siamo in squilibrio di destra e sinistra, più non siamo unitari, più avremo queste problematiche. Si chiama mimetismo molecolare. È una modalità con cui agisce anche il virus di Epstein-Barr. E vedete che cosa succede? Le strutture proteiche con le quali possono interagire questi anticorpi sono le più svariate. Motivo per cui, queste come le chiamate? Voi le chiamate malattie, ma sono potenzialmente tutte manifestazioni di questa modalità di interazione del sistema immunitario. Non basta la prima pagina, io ve l'ho lasciata un po', c'è anche la seconda. Non è colpa mia. E questo fin quando non avete il cugino cromosoma che vi attiva anche l'HLA. No, rimango qua. Perché se il cugino cromosoma vi attiva anche l'HLA, vedete che succede? Questi come le chiamiamo noi? Malattie auto? Hahnemann la chiamava luetismo, cioè la corrente opposta a quella del cuore, la corrente opposta a quella dell'ossigeno, la corrente opposta a quella della verità, la corrente opposta a quella dell'aggregazione sociale per il bene umanitario, a quella opposta al credere che solamente attraverso l'esclusione dell'altro si è vincenti. Mentre i veri uomini del futuro devono essere uomini di valore, non uomini di successo. E questi siamo noi. Siamo purtroppo noi. Però, visto che non c'è il dottor Lyon, riferisci tu, Esteban, grazie. Perché grazie a F-Drive una parte della gente, dei nostri clienti, dei nostri pazienti si sta incrociando con questi virus e sta iniziando a capire, scusate, ho detto che grazie a F-Drive, per cui ho ringraziato indirettamente loro due, noi oggi abbiamo quella post-virusi che ancora di più ci segnala e ci costringe ad andare a studiare la microbiologia attraverso un semplice dosaggio delle IgG. Non serve fare, ve lo dico perché io ne ho fatte tantissimi esami di tipizzazione linfocitaria, non ne faccio più perché prima mi fanno ritardare la diagnosi, secondo perché ci vuole molto tempo per arrivano, secondo perché non mi servono a me, io che sono un costituzionalista, però per quello che insegniamo noi, avendo l'S-Drive, mi basta la tipizzazione linfocitaria, mi basta il dosaggio delle IgG. E questo non vi dico, non vi sto invitando a non fare la tipizzazione, eh? Vi dico la mia esperienza, perché fuori c'è gente che soffre e fuori c'è gente che aspetta risposte molto veloci, e quando arrivano a noi, a me in particolare, tanto che ho nel mio studio di Monopoli, che mi hanno chiuso da un anno e mezzo, mi manca, lo sai che cosa Mauro? La foto che avevo alle mie spalle. Sapete di che cosa? Dell'ultima spiaggia di Monopoli, perché ormai erano anni che venivano da me le persone e dicevano: dottore, tu sei l'ultima spiaggia. E mi sono stancato e mi hanno messo la foto. E guardate, è disperante sentire la gente che arriva come ultima spiaggia da un medico. È bruttissimo.
per un medico che crede nella professione, che ha fatto un giuramento, che ha scelto la professione per missione, guardate che è bruttissimo quando si giudica un altro collega. E quindi vi dico, vedete questa famiglia? Questa è una famiglia di disgraziati, che però svolge il suo compito, solo che ha una caratteristica, rimane dentro di noi. Però due di loro lo fanno fuori dalla cellula. Altri due, invece, il citomegalovirus e l'Epstein-Barr, vanno nei linfociti. Cacchio, sono furbi, hanno capito tutto. Vanno nei linfociti. E stranamente l'epigenetica ce l'insegna, perché l'EBV in alcuni paesi dell'Africa è responsabile di tumori. Quindi dobbiamo fare i conti con questi, perché questi li dobbiamo andare a cercare, soprattutto il gigante silente, in presenza di tanti sintomi. Vedete? Sono tantissimi. Fra cui soprattutto l'estremo affaticamento, la nebbia cerebrale, che è diventata famosa durante il post-Covid, come se prima non c'era. E d'altronde il post-Covid e il long-Covid che cosa ci hanno insegnato? Se non che erano delle riattivazioni dell'attività anticorpale in un soggetto particolarmente debilitato. Da che cosa? Da tanti fattori. Però poi scopriamo che ci sono stati degli studi che praticamente ci hanno detto che questi virus, il gigante silente, ha un patto del diavolo con il nostro organismo tramite una cellula, questa cellula dendritica plasmacitoide, con cui condivide attraverso l'attività interferonica di questa cellula una sorta di mediazione, come se fosse un delinquente che è confinato. E quindi devi stare là. E chi favorisce poi la venuta fuori di questo delinquente? E certo, poi vedremo, perché proprio attraverso l'intervento terapeutico vi farò capire che siamo noi, con la nostra responsabilità, col nostro stile di vita, con la nostra modalità di nutrirci, con la nostra modalità di interpretare il mondo che ci sta intorno, con la nostra capacità di gestire le nostre emozioni, che facciamo attivare questi disgraziati. E questo è un semplice grafico che vi ho messo perché si può vedere e valutare bene il caso che vi ho portato. Era un caso così eclatante che è peccato che questa signora, questo ingegnere di 42 anni, è stata 8 anni prima che qualcuno gli leggesse che c'aveva una riattivazione, ma l'esame era stato fatto già 8 anni prima, solo che non era saputo, bravissimo, non era stato interpretato anche da omeopati. Peccato. Vedete le correlazioni con le patologie autoimmune, le sette sorelle dell'Epstein-Barr. Non c'entra niente col calcio, Mauro. Le sette sorelle dell'Epstein-Barr sono la sclerosi multipla, la tiroidite da Hashimoto, il diabete mellito di tipo 1, la celiachia, l'artrite psoriasica, il morbo di Crohn e la psoriasi. Sono malattie a cui è stata più o meno data una correlazione, soprattutto con un epitopo, che è questo qua, che è l'EBNA2, che voi dovete andare a cercare come antigene. Si cercano tre antigeni, si cerca l'EA, l'antigene Harry, si cerca il BCA, l'antigene capsidico, e si cerca questo qua, l'EBNA. E dovete pensare a una riattivazione, se avete valori rispetto al range del laboratorio, chiedete sempre un dosaggio quantitativo e non qualitativo, cioè non vi serve sapere positivo e negativo, vi serve quantitativo con indicazione del range, perché è importante. Perché se io il range, il valore 1 e ho 500, e cavolo, se non è una riattivazione quella, che cos'è? Sempre se vedete e utilizzate S-Drive, se avete una visione sistemica, vi sto parlando di una visione sistemica. Dopodiché
Da questa slide capite perché la medicina ufficiale non si occupa di curare le post-virosi. E dove stanno gli interessi? Scusate, se da un banale S-drive, da un banale prelievo possiamo guarire le persone attraverso nutraceutici per stress ossidativo, che ho fatto crescere i capelli a un ragazzo che aveva avuto l'alopecia universale a 28 anni, a 47 anni, questo è un anno che c'è i capelli, solo attraverso una terapia crapu, scusatemi. O sono uno che fa miracoli, oppure probabilmente quello che dico è vero. Crapu, cioè acetilcisteina, vitamina C, unita alla triade di Giorgio, che è self food, same e bioenergen, più la crapu fatta 3 volte a settimana le prime 2 settimane e poi 2 volte a settimana. Cosa? La crapu è, vabbè, diciamo che sono terapie in cui si aggiunge la vitamina C, che è un antiossidante, che anche ha tante altre azioni, endovena, si va endovena quando abbiamo delle riattivazioni potenti che hanno già dato una tiroidite, stanno dando problematiche metaboliche, stanno dando... Bravissimo, no? L'ho detto prima, Giorgio, non stavi, eh? È vero, Mauro? Salute dell'intestino. E che c'entra? Sì. Sì. Ok, ok. Certo. Certo, certo. Sì, sì. D'altronde il linfoma di Burkitt è un linfoma correlato all'EBV, certo. Quindi la salute dell'intestino, quindi abbiamo S-Drive che ci aiuta a capire, come ha fatto vedere stamattina il dottor Raja, tanti sistemi interferenti sulla salute, e quindi metalli tossici, batteri, parassiti, radiazioni, ma tutti gli altri sistemi funzionali. Avete un test unico a basso prezzo, a basso costo. Terapia specifica per sopprimere la riattivazione, certo. Dobbiamo andare. Io vado con l'omeopatia, vado con frequenze, vado con codici. Dobbiamo andare per forza a murare, non ad annullare il virus. Non lo annullate, quello rimarrà sempre. Dobbiamo murarlo, dobbiamo aiutare il nostro sistema ad attivare la sua capacità. Nutrizione adeguata, stile di vita adeguato. E quindi stile di vita significa rispetto dei bioritmi, perché il cortisolo, ricordatevi, è un inibitore TH1, che sono le cellule del sistema immunitario che poi condividono il rapporto con questi virus qua. Il rispetto del bioritmo, attraverso S-Drive spesso viene fuori sonno, che non significa che quello dorme o non dorme, significa che probabilmente l'energia che produce o recupera durante le ore notturne non è adeguata, e quella è una spia d'allarme. Quindi stile di vita adeguato significa anche chiaramente sport, attività fisica, respirazione, meditazione, tutto quello che ho fatto vedere stamattina, no? Il supporto alla persona. Beh, tu sai, Silvia, nel mio centro facevamo la scuola di coach. Era un centro così moderno che me l'hanno chiuso da 1 anno e mezzo. Che devo fare? E che avanti è così. Però ogni tanto capita che nel mio paese mi arriva, questa è una signora di Ostuni, una bellissima città, anche Monopoli, di 42 anni, un ingegnere, mi chiama un'amica qualche giorno prima, dice: Bartolo, visto che io sto molto meglio, che non sono più depressa, posso dare il tuo numero? Certo. Mi chiama questa signora, la sua vista dura 2 ore, 2 ore, però io la prima cosa che vedo è la sua costituzione, è una fosfoflorica, cioè una fosforica, e quindi soggetto ectodermico. Il soggetto ectodermico nasce dal soggetto ectodermico, che dà origine a pelle, sistema nervoso centrale e periferico, il terreno, e ha un terreno cosiddetto diatesico tubercolinico, che in questo caso con le note floriche, soprattutto iridologiche, che danno il temperamento, portava questa signora a una facilità di deconnessione dal suo terreno originale. È come quando uno sta in un
punto in cui perdere equilibrio. Ecco, lei, chi vive con queste caratteristiche, deve continuamente armonizzare, e quindi ecco perché è importante anche l'educazione di questi soggetti, ecco perché poi questi soggetti sono quelli che più facilmente finiscono nelle mani di operatori salutistici di tipo integrato, perché siccome non trovano risposte alle loro domande nella medicina ufficiale, purtroppo, e non lo scrivo io perché l'ho fatto scrivere da lei, vedrete. Problema: insonnia da 2 anni con tosse persistente. Insonnia da 2 anni con tosse persistente. Stranamente, dopo che ha avuto il Covid per 2 volte, perché non si è vaccinata, poi capirete perché. Otite, rinite, congiuntivite, recidivanti. Cioè, questa si svegliava ogni tanto e scolava il naso. Ogni tanto gli venivano otite, ogni tanto gli veniva congiuntivite, certi giorni veniva la congiuntivite e la rinite. E insomma, non è che faccio proprio una bella vita, uno che non dorme. Gravi problemi digestivi con reflusso costante. Ecco. Reflusso costante, voi immaginate che non prendeva il Gaviscon o similari o il massice di Chia, di tutto prendeva, perché è venuta con 2 buste. Una che aveva una massa così di esami, un'altra, scusate, che era così piena di integratori. Ne ho fatte uscire solo una decina, Giorgio, perché gli altri poi bastavano. Poi vedete, dimagrimento e stanchezza cronica. Leggiamolo insieme. Questa è, io ho detto, Giuditta, mo siamo diventati amici, perché quando sono fosfoflorici, soprattutto i florici, le prime 2 settimane ti borbandano di messaggi e di chiamate. Questo lo so, per esperienza ormai pluriventennale, perché quando inizi a far muovere certe cose da dentro al florico, allora, questa parla lei, non io, I miei problemi gastrointestinali hanno avuto inizio l'estate 2015, all'improvviso ho iniziato ad avere grosse difficoltà digestive, fortissimo reflusso, un senso di soffocamento che si è accentuato di notte. Tra luglio e agosto 2015 il mio peso si è ridotto di 10 kg e qualsiasi cosa mangiassi non veniva per nulla elaborata dal mio sistema gastrointestinale. Parliamo di una costituzione già magra. I fosfoflorici solitamente a 35 anni sono magri, possono ingrassare, però a quell'età ancora sono magri. Mi sono rivolta subito al mio medico di base, che mi ha fatto fare tutti gli esami ematici e mi ha consigliato di rivolgere a uno specialista gastroenterologo. Di lì è iniziato il mio tour tra specialisti gastroenterologi, anche presso vari ospedali, di cui uno molto rinomato per la gastroenterologia. Le prime 2 gastroscopie non evidenziavano assolutamente nulla di anomalo, così come tutti gli esami di laboratorio. Sono stata visitata anche da uno specialista di medicina interna di un ospedale oncologico che mi ha fatto rilevare delle analisi anche molto approfondite, non emergeva nulla di anomalo e mi ha consigliato di valutare altre strade, rinviando a possibili problemi di natura psicologica. Cioè era psicosomatica, il che è una doppia offesa, perché offende la classe medica che non ha trovato niente, ma offende anche la classe di psicologi o di quelli che praticamente lavorano nel settore psicologico, e dopo di me ci sarà una relazione di uno psicologo, che praticamente sembra quasi che la psiche non c'entra niente col corpo quando si parla di psicosomatica. Cioè, quando un medico vi dice psicosomatica, perché in quel momento si sta lavando le mani. Grande arte medica quella di lavarsi le mani. Tutti i gastroenterologi mi prescrivevano praticamente la stessa cura, inibitori di pompa protonica, procinetici, anciani, che avevano come esito un netto peggioramento delle mie condizioni in quanto riducevano ancora di più la mia capacità digestiva. Ho pertanto iniziato a rivolgere a specialisti di medicina alternativa, ho trovato giovamento con trattamento ayurvedico, di disintossicazione, con integratori ayurvedici, ho anche fatto varie sedute di acupuntura, mi sono rivolto a medici omeopati. Tutte le terapie alternative che mi sono state prescritte sono riuscite a farmi stare meglio, con alti e bassi, ma nulla ha risolto definitivamente i miei problemi gastrointestinali. Tali sintomi comprendevano anche tosse secca, rinite, otite, oltre ai classici sintomi del reflusso. Nel periodo della pandemia, considerato il mio stato di salute, ho deciso spontaneamente di non sottopormi al vaccino. Ho contratto il Covid per 2 volte in forma lieve, ad un certo punto hanno avuto inizio dei sintomi molto forti che mi hanno impedito di riposare ogni notte per ben 2 anni. Ho iniziato ad avere una tosse secca e siziosa che mi ossessionava soprattutto di notte, che nessun farmaco prodotto naturale riuscisse a calmare. Solo il Benteran riusciva a tamponare, fino ad arrivare al punto di doverlo assumere ad intervalli di 1 settimana sì e 1 settimana no. Mi sono rivolta anche ad una biologa specializzata in analisi del microbioma, rilevando la presenza di una forte disbiosi, ma nemmeno i suoi consigli alimentari ed integratori da assumere riuscivano a farmi stare meglio.
e viene a maggio, il 20 maggio nel mio studio, e io rifaccio questo test che dice: al primo posto vai a guardare l'intestino, guarda il suo sistema cardiovascolare, la sua capacità di produrre energia, la sua sintesi proteica. Fra le caratteristiche, vedete, degli indicatori, oltre che antiossidanti, vitamine di un certo tipo, c'è questo squilibrio elettromagnetico che quando io trovo in un soggetto carbonico incide meno, ma quando io trovo in una fosfoflorica mi ha portato a chiedere: signora, ma lei dove vive? La signora mi ha risposto: dottore, anzi, ora che me lo dice, io ho un ricordo molto ben chiaro di quando mi sono spostata dalla città di Ostuni fino alla campagna, e da lì sono peggiorati nettamente i miei problemi di salute. La campagna di Ostuni ha una caratteristica, che il territorio è molto carsico, essendo un territorio carsico, pieno di correnti geopatiche. Praticamente lei, un ingegnere, ha fatto fare immediatamente una valutazione indoor da un amico ingegnere, e praticamente... Che cosa? Va in risonanza con... Ah, ok. Dicevo, ha fatto fare una valutazione e ha trovato un grande inquinamento indoor. Stiamo parlando di sintomi che non guarivano e non avevano una spiegazione. Per cui quando vi trovate di fronte a un test del genere, tutte le singole informazioni, non sto qui ora a descriverle perché staremo due ore, però già la presenza di quei metalli tossici in un soggetto con caratteristiche tipologiche di questo genere fa sì che si creano all'interno delle correnti endoelettromagnetiche tali da creare un disordine di comunicazione fra sistemi. Quindi non è, come diceva stamattina Mauro, non è solo andare a togliere i metalli che comunque possono procurare proteine anomali. Sappiamo l'azione immunotossica, no, del metallo, modificando molte proteine. Per esempio, uno dei legami più forti dei metalli sono i ponti sulfidrilici, che sono caratteristici di molte strutture proteiche. Ma considerate anche l'azione allergogenica dei metalli, l'azione anche genotossica. Ma poi andiamo al campo elettromagnetico. Io ho avuto un grande amico di Mesagne, brindisino, proprio di un paese a 10 km dalla signora, è stata pure sfortunata la signora, che ha scritto dei libri sull'intossicazione cronica da mercurio, ha insegnato nella Laguna negli anni 2000, e Roberto Facecchia, un grande odontoiatra, che si è occupato di intossicazione d'amalgame, e questa signora aveva anche rimosso le amalgame, ma nessuno come S-Drive era andato a vedere che il problema della signora non era nello stomaco, perché il gastroenterologo ha cercato il problema nello stomaco, il problema, ha detto S-Drive, è nell'intestino, vedete? Metalli tossici e virus, cacchio, e lì si accendono le antenne del dottor Allegri. Dico io, ma lei ha mai avuto citomegalovirus, queste cose qua? No, dice, no dottor, però la cosa che mi dice, io ho fatto un sacco di esami, e mi fa vedere un esame del 2015 che riportava un valore di immunoglobuline G anticitomegalovirus di 500, cioè superiore a 500, con il limite del laboratorio che era 1. Cavolo, ho detto. Ho pensato, sono sulla buona strada. Tutte queste cose, nel marcatore nutrizionale, la betaina, e stamattina il dottor Raja ha fatto capire anche il ruolo della betaina nella gestione del danno epatico steatosico, ma quando io vedo betaina collegata all'apparato intestinale, penso alla funzione biliare. E penso, accanto alla funzione biliare, a quel magico canale di energia che si chiama vescica biliare, che è il meridiano che conduce la nostra forza vitale, che si chiama C, ed ha 44 punti, di cui il primo parte dall'angolo dell'occhio e ha correlazioni con tutto il nostro asse nervoso, e quindi stiamo parlando di un soggetto fosforico, quindi molto strutturato sul sistema nervoso.
e quindi ancora di più mi sono incoraggiato e ho proceduto con ulteriori interpretazioni, ho quasi finito. Dopodiché, guardate, vi faccio vedere una cosa. Questi erano i suoi metalli. Guardate. Guardate. Vi faccio vedere dopo tre minuti. Questo è virus, la traccia, ok? Cioè virus e post virus. Vedete quando spicchio prendono? Guardate, quasi mezzo spicchio, eh? Questo è il secondo. Ci sono ancora metalli. Però vi faccio vedere, il valore dell'intestino è calato da 28 a 21, i metalli si sono ridotti, ci sono ancora, perché purtroppo io in Puglia ho un grave problema, che non riesco a trovare nessuno che fa chelazione endovena. Anzi, quando la, e lo so, ma tu sei ad Andria, e la signora, e so 140 km, lo so, avete ragione. A me, nel mio centro, volevano farmi occupare tre stanze per fare la chelazione endovena. Cioè praticamente gli davo tutto il centro per fare una flebo ogni tanto. Comunque abbiamo chelato lo stesso, stranamente è scomparsa dopo tre mesi la traccia, ma questa è la parte finale. Una mia conoscente a maggio 2023 mi ha parlato del dottor Allegri, mi sono rivolto a lui pregando di aiutarmi a risolvere questa situazione estenuante e fortemente sconfortante, considerato che tutti gli sforzi fatti fino ad allora e le consulenze da me richieste non avevano portato a una soluzione. Cioè arrivata da me da ultima spiaggia. Eseguito il test del bulbo, prelevato 4 bulbi, dopo pochi minuti è pervenuto via mail l'esito che evidenziava una forte intossicazione di metalli tossici, elettrosensibilità, riattivazione virale ed altro. Mi ha prescritto degli esami, dottor Allegrini, con forte riferimento, tutte le GG ad eccezione dell'herpes 2 mostravano valori molto alti, soprattutto Epstein-Barr, perché poi quella è un'associazione a delinquere, si svegliano tutti insieme. Rina chiama a Benedetto Spera che chiama quell'altro, si fanno tutti i pizzini. Mi ha pertanto prescritto una terapia drenante, vabbè, non esageriamo, io ho fatto un riequilibrio energetico con rimedi omeopatici, secondo le catene casuali di Schimmel, una cosa un po' complicata, vabbè, ho usato 8 rimedi perché sono andato sui cuori di catena, perché devo andare per forza, una malattia cronica, un chelante, integratori per ossigenare, self food a chili, è un farmaco omeopatico specifico. Io ho fatto, mantengo fede, inviare da nutrizionista che pago io una dieta specifica per metallismo. Non l'ho affidata a un'altra, perché poi il rischio, sapete qual è? Che vanno da altre e si perdono. La mia nutrizionista che pago io. Nel giro di poche settimane ho iniziato a stare sensibilmente meglio. Dopo tre mesi di terapia abbiamo rifatto il test del bulbo e anche questo evidenzia un netto miglioramento. Finalmente riesco a dormire di notte. Vi prometto che non gli ho dato sedativi. Non gli ho dato neanche antitussigeni. E a stare meglio. Certo, la mia alimentazione è ancora molto controllata, la mia capacità digestiva non è ancora rientrata completamente, ma sono grato, che fino ad allora nessuno era riuscito a farmi comprendere, rinviando sempre a problematiche di natura psicosomatica, che sicuramente ci sono anche, ma che non possono essere una giustificazione facile alla incapacità di dare una spiegazione scientifica ad una condizione tanto debilitante. Io, se mi permettete, stamattina mi sono collegato. Mentre parlavate, mi è arrivata un'informazione. Ve la devo dare. Sono le frasi di una poesia di un mio amico che non c'è più, ve la devo leggere. E in una delle sue 5 resurrezioni Antonio scriveva: bisogna tenersi pronti, questa è la nostra occasione, non piaceremo a nessuno, forse nemmeno a noi stessi, ma la fiducia in una realtà delle cose ancora assenti ci riunirà come le acque sparse in un unico fiume che fluirà nervosamente placido fino alla parte tragica della bellezza, fino alla luce divina, fino alla morte. 3 giorni dopo lui si è suicidato e oggi si è collegato con me.
ve la dovevo. Grazie per l'attenzione.